A good start in qualification round, seven goals, four in power play. Happy? We are uh, very happy with the way the guys played. We had a lot of luck late in the game, but I think a lot of that came from the fact that the guys worked. Uh, they, we changed their forecheck a little bit. They add more pressure up ice, and there's uh, as the game goes on, if you keep that pressure, then it gets very, very hard for the other team. And uh, that was part of the good luck at the end. And we had uh, when they changed the goalie, it's tough for a goalie to come in uh, and, and and play that late in the game. In a power play situation, too. So uh, the good news is our habits were there and, and the hard work was there. There are now nine battles, and where the guys have to work. Well, I think we just keep improving on what we what we worked on the last three days, and and the the, the team is full of very professional guys. They work hard. They work well together. Uh, we had to make some adjustments because of injuries. It was no problem. Uh, when we lost Schofield, who was having a very good game, and he's a very good player. Uh, we, 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 we we changed the centers around a little bit, and then Frank got hurt. Uh, we used, all, we used everybody on, the, on our power play late so everybody contributed and that's the key to the success it's always a team win it's, it's, it's never anything that one person does by themselves allora un bon set a uno, 4 are arrivati in power play questo è Ma sì, dai, eh, abbiamo fatto i primi 40 minuti direi così così, però abbiamo dovuto magari trovare un po' il ritmo dopo una pausa lunga, ehm, però alla fine siamo riusciti a segnare e anche in power play ci dà un po' di fiducia in più per le prossime partite. Adesso due infortuni ci sono stati, sai come stanno? Questo può essere un problema? No, non so come stanno, sinceramente sarà il nostro dottore ho il reparto medico a, a gestire questi infortuni e, e spero che ritornino presto. Cosa, su cosa c'è ancora da lavorare forse? Soprattutto per le prossime partite saranno nove battaglie in realtà. Sì, sicuramente tutti quanti vogliono arrivare primo o secondo in questo qualification round. Eh, da noi sarà da lavorare sul Force, che il nuovo allenatore vorrebbe essere più aggressivo come sistema e soprattutto c'è da lavorare più con le gambe e dobbiamo prima mettercelo nelle gambe e poi in testa. direi. Quanto è difficile per la squadra ambientarsi un nuovo allenatore? È stata positiva comunque la reazione? Ma Penso che sia stata molto positiva, sì, anche lui è un. È un un tipo molto positivo che porta eh, molto, diciamo, molta positività in spogliatoio e, e perciò sì, eh, non è facile adesso in due o tre giorni ehm, adattarsi, però anche lui ha detto e capisce che eh, non, non cambierà adesso tutto il mondo, però qualcosa dove possiamo lavorare di più e adesso nei prossimi giorni in allenamento ci lavoreremo.